Ragazzi, oggi parleremo di Star Wars 7, il risveglio della forza. Il risveglio di sto cazzo. Vabbè, facendo un piccolo preludio, Star Wars è stato il brand Star Wars acquistato dalla Disney, che ha voluto fare un sequel, diciamo, dell'originale saga di George Lucas, che per quanto mi riguarda era morta e finita, e hanno fatto questo film che ha dei pro e per quanto mi riguarda ci riguarda molti contro. Allora, cosa si può dire? Diciamo che hanno detto una cosa che ha funzionato in passato, perché non rifarla ora? Sì. È palesemente una copia spudorata di questo capolavoro. È una copia del primo episodio, ovvero episodio 4. Per chi non ha visto Star Wars non capirà perché episodio 4 è una nuova speranza. È episodio 4. Ma perché si chiama 4 allora? È il primo, il motivo per cui quando uscì Lucas decise di non chiamarlo subito episodio 4. Vabbè. Un contro grosso per me, che è quello che mi ha dato veramente fastidio più che scopiazzare l'episodio 4, è il voler inserire a forza elementi, personaggi, non tutti ma alcuni riferimenti, citazioni, chiaramente come possiamo dire, buttati lì. Lasciamo però buttare lì delle varie cose, adesso non mi c'è cosa per far dire al fan wow, che bello, me lo ricordo. Ma no, cioè certe cose non dovevano essere lì. E poi scusate, il contro dei contro di per sé già Disney. Sì, quando prendono le cose non sempre riescono. No, mai. È meglio che facciano delle animazioni. Una roba che mi ha fatto incazzare è stato il concetto della forza in questo film qui, di per sé. Che è una cosa che conoscono tutti, anche i camerieri, i lavapiatti, qualsiasi persona lì. Qui tutti, spade laser, forza, tutti quanti, cioè sembra che chiunque sa usarla quella. Te la danno in omaggio con le patatine al cinema, ti danno una spada laser e ti fanno spostare i posti, vabbè insomma. Uno dei però che posso dire è gli effetti speciali. E il film di per sé è scorrevole, non è noioso, non posso dire di essermi annoiato a vederlo, però vabbè. Io mi sono addormentato. Tu sì, vabbè, però il classico humor razzista della Disney. Sì, vero, quello viene sempre aggiunto ovunque. Sarà un ok, quindi vi abbiamo illustrato i pro e i contro, adesso siamo ai saluti, vi salutiamo, vi ricordiamo se avete visto Star Wars, quelli vecchi o quello nuovo, quello che ne avete voglia. Di lasciarci un commento qua sotto. Se non avete mai visto, usate il solito hashtag che vuole tanto il nostro amico Ale. E l'hashtag scelto per oggi è nero indistruttibile. Sembra una cosa molto porno. No, molto razzista. Non è né porno né razzista. Beh, dipende che si ti guardi. Se parliamo di Disney, il razzismo c'è sempre. Un pochettino c'è sempre. Oh, gli anni 40, il razzismo. Il sud, il razzismo, è vero. Va bene.